di povertà, 10 milioni di, 10 milioni di persone sotto la soglia di povertà e 11 milioni di persone in Italia che non hanno accesso alle cure sanitarie. Allora siamo andati a verificare questi dati, dati Istat ci dicono che in Italia ci sono 8 milioni e 300 mila persone che vivono sotto la soglia di povertà relativa e sappiamo che gli indicatori non fanno la fotografia al 100% di quello che c'è intorno a noi. Quindi possiamo dire che ci sono 10 milioni di persone che vivono sotto la soglia di povertà relativa e questi vogliono riformare la Costituzione, non è questa una priorità. Non è questa una priorità, la priorità è il reddito di cittadinanza. Ci sono 10 milioni di persone che vivono sotto la soglia di povertà relativa. Abbiamo fatto delle proposte in regione, anche come forza di opposizione, per creare, dare una possibilità alle piccole e medie imprese per creare lavoro. Abbiamo trovato dei fondi che potevano servire per finanziare gli acquisti di impianti fotovoltaici, per sostenere le riqualificazioni energetiche degli edifici. Sostenendo la domanda, ci sono dei soldi, abbiamo detto alla regione date 1000 euro a chi compra un impianto fotovoltaico, 1000 euro a chi si cambia gli infissi, 1000 euro a chi bonifica l'Ethernet. Ci hanno bocciato questa proposta nonostante ci fosse la copertura finanziaria. Sono queste le priorità a cui noi diamo risposta e lo daremo quando andremo al governo nazionale e a cui questi non vogliono dare risposta perché vogliono che tutto cambi per non cambiare nulla. A livello nazionale fanno questa riforma costituzionale eversiva che è praticamente la messa in atto del piano di rinascita democratica di Licio Gelli. Allora se vi ricordate l'anno scorso con le elezioni regionali avevamo detto la Toscana è stata la patria di Leonardo da Vinci ma anche di Licio Gelli e Matteo Renzi, evidentemente qualcosa nell'evoluzione è andato storto. Perché Matteo Renzi dice il nostro Piero Pelù, il boy scout di Licio Gelli, è vero, questi vogliono mettere in atto una riforma eversiva che toglie il potere al cittadino, triplicano il numero di firme minime per fare una proposta di legge di iniziativa popolare, oggi ce ne vogliono 50.000, domani se passerà la riforma ma non passerà ce ne vorranno 150.000. Non semplificano l'iter legislativo perché il Senato non verrà abolito. Il Senato non verrà abolito. Sono balle quelle che dice di Renzi, 1 miliardo di risparmi ottenuti con questa riforma. I nostri parlamentari hanno chiesto alla Ragioneria dello Stato quanti benefici ci darà. 57 milioni di euro. Se avessero accorpato nel solito giorno delle amministrative, le ultime, il referendum avremmo risparmiato 300 milioni di euro. E questa riforma, se verrà approvata, porterà un risparmio solo di 57 milioni di euro. Perché non si tagliano i privilegi? Perché non si tagliano gli stipendi? Noi lo facciamo senza che c'è una legge, non aspettiamo una legge. Da subito, appena entrati, abbiamo mantenuto la promessa tagliandoci gli stipendi circa della metà. E questi parlano di risparmi. 100 senatori anziché 365, ma il Senato rimarrà. E il Senato rimarrà in 315 e il Senato rimarrà e interverrà nel processo legislativo, quindi non è vero un'altra balla che l'iter è semplificato, il Senato ha la facoltà di intervenire entro 60-90 giorni, non mi ricordo, su ogni proposta di legge, quindi l'iter non solo si semplifica, si complica con questa riforma, che non è leggibile, non è comprensibile, abbiamo fatto leggere la riforma a laureati in giurisprudenza, non ci hanno capito nulla, è molto difficile. Non parlano dei temi importanti, di una vera riforma bancaria, del sistema bancario. Come sapete abbiamo fatto una commissione di inchiesta regionale sulla Monte dei Paschi, fra 10 giorni verrà resa pubblica la relazione, quello che abbiamo scoperto, ma diciamo è stato un bel mosaico fatto da tanti tassellini noti messi insieme, però questa immagine ci diventa chiara unendo i puntini. Allora è lì che bisogna intervenire, lì dove ci sono i poteri forti, dove ci sono i privilegi, lì dove una banca, la banca più antica del mondo, ha resistito a carestie, ha resistito al fascismo, ma non ha resistito al PD, che ha fatto sparire negli ultimi anni circa 50 miliardi di euro di ricchezza. La banca più antica del mondo, ora in estrema difficoltà. Ci sono crediti deteriorati per circa 47 miliardi di euro, sono soldi dati agli amici degli amici, solo per vicinanza politica o per appartenenza a logge massoniche o ad altre associazioni segrete tipo Comunione e Liberazione e Opus Dei. Questa è la verità.
Allora, voi piccoli imprenditori, andate a chiedere un prestito e vedete cosa vi rispondono, se non avete una tessera, se non avete il compasso sulla scrivania o se non avete un certo tipo di crocifisso dietro la scrivania. Allora, dobbiamo ribaltare la piramide, ribaltare un attimo quello che sta succedendo. Le priorità sono altre. Vi invito a seguirci, tra 10 giorni verrà resa indagati ultimamente sia Profumo che Viola, che sono gli ultimi vertici della banca. Non so se avete letto. Perché l'ipotesi di reato qual è? Che loro, l'ipotesi di reato tutta da accertare, che loro sapevano cosa c'era in questo bilancio, che c'erano dei derivati, c'erano degli strumenti finanziari molto rischiosi, c'erano delle perdite. È l'ipotesi che queste perdite siano state occultate per andare sul mercato e prendere i soldi dei risparmiatori che con fiducia hanno investito il TFR, hanno investito i risparmi, e questi hanno tappato i soliti buchi. Ed oggi la banca ha azzerato quel valore degli ultimi 8 miliardi di euro raccolti dai risparmiatori e dagli investitori. Questa è una cosa che non possiamo accettare, è talmente grossa che non ce ne rendiamo conto. Allora, non voglio tediarvi sulla Monte dei Paschi, ne riparleremo, ma è una cosa che è collegata strettamente anche alla crisi economica dell'economia reale. Se le imprese hanno problemi con l'accesso al credito è anche colpa loro, è anche perché loro hanno dato finanziamenti agli amici degli amici senza che questi contributi venissero restituiti alla banca. Andate a vedere cosa è successo con la Sorgenia di De Benedetti, risposta per 1.800 miliardi di euro col sistema bancario, 600 milioni di euro con la banca. Cosa ha fatto la banca, visto che questo non gli dava più soldi? È diventata socia. Provate voi a non dare un prestito alla banca e vedete cosa vi succede, senza parlare di tutti gli altri nomi. Diventa socia. Il discorso della, prima del bilanci che occultavano questi strumenti finanziari è un po' come se voi andasse a comprare una casa e chi ve la vende vi dice: tutto a posto, tranquillo, il tetto è perfetto, l'impianto idraulico è perfetto. Voi investite i soldi, poi scoprite che l'impianto idraulico ha delle perdite, il tetto è inerte, si crolla, la casa non è antisismica, vi viene addosso la prima scossa di terremoto. Io mi arrabbierei. E questo si pensa che sia successo con la banca quando è andato a chiedere risparmi nel mercato con le due ricapitalizzazioni, è quello che probabilmente risuccederà. Allora noi che diciamo: nazionalizziamola, apriamo i cassetti, vogliamo i nomi di chi ha preso questi soldi, diteci i nomi, a chi sono stati dati questi prestiti, visto che su 47 miliardi di euro l'80% sono prestiti sopra il milione di euro, sopra il milione di euro, vuol dire che non sono piccole e medie imprese, non sono cittadini, vuol dire che sono enti pubblici sempre governati da centrosinistra. AMPS aveva un debito di 80 milioni di euro, guarda caso. Sono grandi gruppi industriali, hanno preso, come abbiamo citato prima il caso Sorgenia, ma ce ne sono molti altri, operazioni immobiliari a cui sembra coinvolto anche Berlusconi, è tutto scritto nella relazione finale. Ora, quindi, per concludere, quello che deve passare secondo me come messaggio è: non è questa la priorità per il nostro paese, le priorità sono altre, sono i pensionati che vivono con pensioni sotto i 500 euro, sono i privilegi e l'immunità che si dà ai senatori, come se non bastasse darla a questi farabutti che per procedere con un arresto deve essere autorizzato dalla Camera, dalle due Camere, è allucinante. Io vi saluto, passo la parola agli altri portavoce che stanno cuocendo al sole, lo faccio più che altro per questo, se no parlerei altri 50.000 minuti, che non so quanto le fanno, ma... Bravo! Bravo Giacomo! Mi dice sempre sarò breve e poi si lascia prendere. Al di là del fatto che siamo di fronte davvero a un'emergenza democratica, perché un... governo intanto non dovrebbe fare una riforma costituzionale, lo dicevano i padri costituenti, e poi abbiamo un Parlamento che è stato eletto con una legge incostituzionale, e poi abbiamo una carta che è stata scritta da dei personaggi straordinari che erano i partigiani e ce la vogliono cambiare facendola scrivere a Verdini. Io credo che questo sia più che sufficiente per dire no. Ma c'è una parte che volevo sottolineare, che credo sia patrimonio del Movimento 5 Stelle e che non è stato colto mai dagli organi di stampa, figuriamoci dalle altre forze d'opposizione. C'è un aspetto che il Movimento 5 Stelle
è l'unica realtà in questo momento così trasversale da riuscire a contenere al suo interno sia i valori dei diritti libertari sia i valori dei diritti sociali. Questo è l'aspetto più qualificante di questa campagna. Dobbiamo rendere i cittadini informati e consapevoli della posta in gioco. Perché scegliere di stare dalla parte della Costituzione significa proprio questo, affermare con forza i diritti libertari e i diritti sociali, considerandoli entrambi come valori etici dai quali non si può prescindere. E il Movimento 5 Stelle è pieno di coerenza rispetto a questa cosa. Basta parlare solo del reddito di cittadinanza che consentirebbe l'applicazione dell'articolo 3 della Costituzione. Questo è un aspetto fondante. Consapevolezza vuol dire che quando si va a votare per il referendum, si fa una scelta di valori etici e quindi andiamo davvero porta a porta a raccontarle queste cose. Andiamo porta a porta con lo slogan "Io dico no", riempendolo di contenuti. La Vespa anche no. Salve a tutti, grazie per quei messaggi che abbiamo fatto lanciare prima su "Io dico no", perché noi in questi 2 anni e mezzo che abbiamo vissuto in Parlamento l'iter abbiamo cercato in tutti i modi di fare uscire i nostri no, ma anche con le proposte nostre. Cioè, volete cambiarla? Sì, gli cambia così. Ma non è questo il momento. L'Italia oggi ha bisogno di altro. Come si diceva prima, abbiamo nostri concittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà. Noi non ci possiamo più permettere questo. Non lo possiamo più permettere tutti assieme. Che siano vicino a noi come familiari o come no. Perché noi dobbiamo ricreare la comunità, che è quella comunità che ha scritto la Costituzione. Perché quei principi vengono fuori da una lotta comune, da intenti comuni. E invece questa riforma viene fuori da alcuni intenti comuni, ma di delinquenti. Quegli altri erano i salvatori della patria, questi sono i distruttori della patria. Sono coloro che hanno consentito alle banche di truffare i cittadini, sono coloro che hanno consentito ad alcuni imprenditori di inquinare e non pagare. Questo non può più succedere. Io dico quello che penso. Però ci sono. Facciamo un saluto ai fratelli Manici e condividiamo la battaglia per la bonifica del SIN. È inutile parlare di ripartiamo con l'economia. Siamo stati noi a scoprire, dopo ti facciamo parlare, dopo. Siamo stati noi a scoprire che per 15 anni questi non avevano ancora deciso chi doveva fare il progetto di bonifica, se l'autorità idrica toscana o Invitalia. Eravamo io e Matteo Martinelli in riunione con quegli altri farabutti e lì è venuto fuori per definitivamente che da 15 anni non si sapeva, e non avevano deciso chi dovesse fare il progetto di bonifica. Vi rendete conto quanto ci prendono per il culo? Perché senza la bonifica di quei terreni non si può ripartire e questi continuano a prenderci per il culo, ma noi li manderemo a casa a giugno 2017, li mandiamo a casa, apriamo i cassetti, qualcuno verrà anche arrestato. Allora, no, io concordo, mi tolgo le parole di bocca, io ormai con le querele poi schizzano, ci abbiamo gli avvocati, grazie al cielo. Allora, questi qua, che sono quelli poi che governano anche Carrara e la Toscana, parliamoci chiaro, perché Rossi
è quello che sta seduto a Zubani, Zubani è quello che comunque sta seduto vicino a Renzi o alla Nardi o agli altri. Noi non lo possiamo più permettere, cioè questo territorio, come tutta l'Italia, ha veramente bisogno di ripartire. L'economia che noi dobbiamo far ripartire non è solo quella di aiutare le imprese con il microcredito che abbiamo in qualche modo fatto ripartire, ma va data la possibilità ai cittadini di poter spendere. Solo così noi creiamo un circolo vizioso, perché prima Giacomo stava spiegando, diamo 1000 euro per rifare gli infissi, perché da lì si riparte con una catena che è la catena locale in qualche modo, no? Perché vai da quello vicino perché almeno spendi meno anche di trasporto e quant'altro. Una filiera virtuosa. Noi dobbiamo ripartire da quello, dai prodotti locali, da fare sponsorizzazioni ai territori sui prodotti locali. Non farci portare via il marmo dove guadagnano solo poche famiglie, il marmo è di tutta Carrara, allora o tutta la cittadinanza di Carrara guadagna sulle montagne di Carrara o nessuno ci deve guadagnare. Non è possibile che dal 1700 stiamo ancora discutendo dei beni estimati, non è possibile, è inconcepibile che dopo la Costituzione italiana, dove si stabilisce che il territorio è di tutti, qua no, c'è un suolo differente fatto di qualche famiglia che io non so. Io ho beccato una querela perché dissi che i rapporti tra amministrazioni locali e imprenditori di cava, e non solo del nostro territorio, le cave sono ovunque, a volte sono pseudo mafiosi, ossia sono forzati. Noi qua sono partite delle indagini, si sono in qualche modo perse, io non ho visto nessun colpevole, e allora mi aspetto che questo territorio invece viva di una luce nuova, con il Movimento 5 Stelle al comando dal prossimo anno, dove veramente riusciremo ad aprire i cassetti di queste benedette cave del SIN, che una parte poi è SIR, ma per capire devi anche governare la regione, e per cambiare le cose in questo paese dobbiamo andare al governo nazionale e riformare queste leggi che questo governo Renzi ha fatto, partendo dal Jobs Act, che è una stronzata, o la buona a scuola. Dobbiamo ricambiarle tutte e far ripartire veramente questo paese con un senso di comunità, e questa riforma non lo mette in atto, e noi continueremo veramente a urlare con forza, io dico no. Grazie a tutti.